shit without your homeboys. You ain't shit without your homeboys. Shit without your homeboys. We'll be right back.
shit without your homeboys. You ain't shit without your homeboys. Shit without your homeboys. Greetings, buonasera e bentornati sul canale di Chromatic Scale. Come sempre io sono Icarus e questa sera torniamo ancora una volta su Final Fantasy 1. 1, 8. Con un solo problema, non ricordo minimamente dove abbiamo lasciato ieri sera. Andiamo a Balamb intanto. State più veloce a questi Zell. Innanzitutto vediamo se abbiamo delle nuove armi da fare. Save the Queen! Quattro vero cristalli, non ce l'abbiamo. Crescent Wish! Finalmente! Upgrade per selfie. E adesso non lo so, non ne ho idea. Bentornato Zell, stai bene? Oh, siamo in camera di Zell, ma come, non era... Boom! 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 Ciao Ravenard, buonasera! Thank you.
Non ricordo minimamente cosa dovremmo fare. Penso che potremmo andare a Fisherman's Horizon, vedere se possiamo continuare la storia. Che non ricordo dove, forse Fisherman's Horizon. Ah no, devo andare a trovare il leone. Mi sono ricordato. Mannaggia, pensavo di essere passato. Via. Giro del mondo e andiamo. Zantetzken. Dan, 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 dan. Timbermaniacs. Stipendio. Posso fare qualcosa per voi? La nave dei Sid Bianchi e il leone sta là. Quei ragazzi sono così curiosi, non stanno mai fermi nello stesso posto. Capisco. Però mi pare di ricordare che amavano molto il passaggio Centra. Saranno con la nave in qualche insenatura nel continente di Centra. Tieni questa lettera scritta da me. Se gliela mostrerai, ti accoglieranno sicuramente a bordo. Grazie, ciao ciao. Ma sì, coppia plus, ma regola che no, no. Regola coppia abolita da questa zona, è qualcosa. Credo che idea abbia la carta di Squall, ma non lo so se adesso o più tardi. Quindi a scanso equivoci salviamo la partita. E poi la sfidiamo bestia. Ah, però c'è mano a caso.
Vabbè, proviamo senza impicci. Mano a caso, plus e diff. Non mi piace per niente. Ah, e devo cominciare io. Buonasera, silenzio. Ecco la carta di Edea che ci farà penare come pochi. Noi abbiamo delle carte di merda perché è mano a caso e quindi perdiamo sicuro. E infatti abbiamo perso. Ma va bene, adesso sappiamo almeno che non possiamo con la mano a caso come sempre. Con la mano a caso, come sempre, non si scherza. Quindi, transcard. Ci togliamo di mezzo tutte queste schifezze di carte a livello basso. Brum Brum Dragon! Una zana di drago. Proviamo così. Resettone. Che poi c'ha delle regole di merda. Plus. Ah! Pari. Abbiamo delle carte non da poco. Non sono bruttissime. Plus! Porca troia, perché? Che significa plus? È un 8 e un 4 perché ha fatto plus. Fanculo. Ah, perché ancora? Plus? Non ha funzionato, cazzo! Fanculo, la regola plus. Che significa plus? Non l'ho mai capito. No, abbiamo delle carte fortissime stavolta, ok? Mi rifiuto di perdere un'altra volta. Ma non c'ho niente per vincere quello. Perché 1A fa plus e 9 più 5 fa la combo? Perché?
Ho le carte più forti del mondo e tanto la Regola Plus mi frega, non va bene. Mi sembra di star giocando a Elden Ring, che c'ho mille intelligenze e tanto le magie non fanno un cazzo. Comincia tu, stronza. Toh. Haha. Doppio? Fottiti. Ah già, ma non ha giocato Idea. Ah, ok. Nonni. Pari! Io non lo capisco sto cazzo de plus. Non ha senso. Ho perso. Non capisco. Non capisco. Ho fatto una cazzata, vedi? Non dovevo risalvare, dovevo dirgli di non mescolare le regole. Mannaggia la miseria. Quanto sono stato stupido. Ha giocato Idea per ultima, sta stronza. Mai mischiare le regole, Nick. Mai mischiare le regole. Non lo sapessi, ma lo sai, lo so che non devo mischiare le regole. Pari. Ah, ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Fanculo. Che fatica maledetta. Giusto.
Giusto, volevamo andare ai negozi per vedere quali oggetti speciali ci avevano sbloccato le abilità di Tom Barry, l'abilità famiglia di Tom Barry. A Dollet bisogna andarci da sopra. Nel frattempo abbiamo fatto la nuova arma di selfie. Spirito, Gemma. Dov'è il negozio di sto posto? Il negozio di Timber. Sempre qui? No. Vabbè. Le riviste del cane ce le abbiamo tutte. Mamma mia, comunque questi Squall con Junction velocità quanto sono veloci. Ah no, scuola non c'è la junction velocità. Perfetto. Dealing City, dov'è Dealing City? Questo è Timber. Dove sta Dealing City? Ah, nel deserto. Cioè vicino al deserto. Allora, la base. Eccola qua. Sbagliato negozio. No, non c'è niente di particolare. Che delusione, mi aspettavo più roba. Andiamo a cercare i seed, va. Ui! Prima del disco 4 avremo tutte le armi finali. Anche se per alcune dovremo rinunciare a qualcuna delle nostre super mega carte. Trovati. E voi chi siete? Sono Squall del Garden di Balam, vorrei parlare col comandante. Sono io, che cosa c'è?
Attento a ciò che dici, potrei allontanarti dalla nave. Ma io ve l'affondo sta bagnarola, vorrei vedere il leone. Ehi, ti puoi fidare di noi, Edea ci ha detto di venire qui. Perché? Edea? Edea ormai si è liberato del controllo di Artemisia. Ora sta dalla nostra parte, non c'è più bisogno di nascondere il leone. Siamo venuti per proteggere il leone dalla strega Artemisia. Non ho motivo di credervi, vi prego di lasciare la nave. E io te faccio a pezzettini tutto il ponte della nave, vediamo un po' chi comanda. Stronzo. Signore! Ehi, che ti prende? Ah, Squall! Non avrei mai creduto di incontrarti qui, tutto bene? Quando avete lanciato Timber siamo stati inseguiti da Galbadia. Per salvarci ci siamo buttati in mare e per fortuna questa nave ci ha raccolto. Stavamo per affogare, tutta colpa di Zone che aveva detto di buttarci in mare. Chi ti ha detto di venire? Potevi rimanere lì, no? Mi pare che poi si è buttato per primo, chi sei stato proprio tu. Sono sempre uguali. E Rinoa? Abbiamo combattuto insieme contro Edea. Dopo la battaglia ha perso i sensi, adesso è nel Garden che riposa. Alexander bombarda questi str... Esatto. Non so cosa sia successo e non so cosa fare. Non siamo riusciti a difenderla, mi spiace. Maledizione! Te l'avevo detto, no! Se succedeva qualcosa io te l'avrei fatta pagare! Zon, smettila. Cosa stai dicendo? Squall ha fatto di tutto per difenderla. E poi ci sarà un modo per salvarla, vero Squall? Siamo venuti qui per questo motivo. Forse il leone può fare qualcosa. Se riusciamo a farla incontrare con Rinoa, forse... Hai sentito, Zon? Forse Rinoa si riprenderà presto. E poi Rinoa te l'ha detto, no? Ha detto ritornerò, libereremo Timber insieme. Va bene, Squall, te lo ripeto. Se succede ancora qualcosa a Rinoa, questa volta non te la perdono. Se cerchi il capitano, lo trovi in cabina. Grazie. Tieni, tonto. Questa è la scrittura della madre! È davvero la sua lettera? Anche voi la chiamavate madre? Sì, è stata lei che ci ha cresciuti. Anche noi siamo stati cresciuti da Idea. Sono successe tante cose, siamo stati anche nemici, ma poi l'abbiamo ritrovata. Ormai non è più una strega malvagia, è tornata quella di un tempo. Grazie, Squall. Grazie a tutti voi del Garden a nome di tutto l'equipaggio di Edea. Adesso sì, eh? Lo stesso modo di salutare. La madre ha detto che niente è cambiato da quando i Seed sono stati fondati. Sancta Sanctorum. Perché Squall non ha Sancta? Anima dei morti. Chissà da quale mostro è venuto fuori. Sulla lettera c'è scritto che voi cercate il leone, ma mi dispiace, non è qui. Cosa? No, non schippare, devo andare in giro per l'astronave. Per la nave. Vi ricordate quando il leone era venuto dal vostro garden? Fisherman's Horizon? Poi noi ci siamo diretti a est per allontanarci il più possibile da Edea. All'improvviso siamo incappati nella flotta dell'esercito galbadiano. Le navi erano moltissime, sembrava stessero cercando qualcosa. Se ci scovarono e ci circondarono fu solo per colpa nostra. Non fummo abbastanza prudenti nella scelta della rotta. Bravi imbecilli. Tentammo la fuga, ma la nave si ruppe e... Non volevamo consegnare il leone ai galbadiani. Perciò ci preparammo a combattere quando arrivarono delle navi estariane.
Le navi di Ester e Galbadia cominciarono a combattere tra loro. Eravamo circondati, ma è successa una cosa inspiegabile. Una nave stariana si affiancò alla nostra. I soldati ci dissero di evacuare la nave e salire sulla loro. Ovviamente noi non accettammo, non ci fidavamo, come non ci fidiamo di Galbadia. I soldati di Ester tentarono di convincerci, ma noi rifiutammo. E allora ciao. Gli Estariani avevano rinunciato e se ne stavano per andare quando il leone tutto un tratto gridò qualcosa e saltò sulla loro nave. Hoppla! Non era da lei comportarsi così. E mentre pensavamo a cosa fare, la nave straniana salpò e abbandonò la battaglia che si era fatta a Cruento. Ragazzi, avevate un compito e l'avete scazzato, cioè. E poi noi. Lasciamo perdere. Ora stiamo riparando la nave, vogliamo andare a Ester. Scusa, Squall, non siamo riusciti a proteggere il leone. Il leone è a Ester. Penso di sì. Porca merda, c'era un libro sulla nave. Avete deciso dove andare? Ester. No, no. Ester, il regno del silenzio. Fra le montagne il Garden non si può muovere. È deciso, andiamo a Ester. Nessuno può entrare e uscire, quindi è chiamato il Regno del Silenzio. Sì, praticamente sì. Oh, meno male. Ecco qua, mi ricordavo che c'era questo. Raccogli tutte le riviste di Timbermaniacs, Achievement! Guardare il bar è bello, non ti annoi mai. Imparato a pilotare anch'io la nave, è un sacco difficile. Il treno è più facile, devi solo stare sui binari. La mia vicina? Come mai ce l'avevi tu? Senti, quel libro. Non è che me lo venderesti? Che facciamo? Glielo regaliamo o glielo vendiamo per 25.500 guild? Diciamo che i soldi non ci mancano, eh? Quindi potremmo anche regalarglielo. Oppure ce lo teniamo. La mia vicina. Il libro zozzo che abbiamo preso a Timber. Che oltretutto è quello che Irvine ha deciso di mettere per terra quando hanno fatto la festa a Fisherman's Horizon. Io direi che potremmo anche regalarglielo. Vediamo se c'è qualcos'altro a fare a bordo della nave perché non me lo ricordo. Sai che non credo serva a nient'altro? Vediamo, eh. Glielo regaliamo. Quanto lo desideravo, grazie. E in cambio, tieni questo. Carta di Shiva! Ciao, Zon, peace out. Miss! Miss! Buonasera, bentornata, cara, come stai? Tutto bien, tutto bien, tutto ok, tutto ok? Quindi si va ad Estar.
Vabbè, l'importante è che stai bene, dai. L'importante è che stai bene. Malo, tutto a posto? Benissimo. Oh, allora. Allora, fermi tutti. Fermi tutti. Devo accendere il ventilatore perché sto morendo di caldo e devo prendere qualcosa da bere. Quindi torno fra 5 minuti. Quando torno, facciamo un super reveal. Ok? Per un evento molto speciale. Mi raccomando, vedete di non andarvene, pelandroni. Torno subito.
Ok, ci siamo. Rimettiamo in carica il telefono. Riprendiamo in mano il pad. E facciamo questo big reveal, questo grande annuncio, se ci siete. Se non ci siete, andiamo. Andiamo, Rinoa. Annaggia il Fast Forward. Mi dispiace, non posso far nulla da solo. Vabbè, Rinoa, andiamo dal leone. È un po' lontano, ma ce la faremo. Bellino Squall che si è affezionato a Rinoa. Annuncia, annuncia. Ok. Allora, siccome la nonna e i bimbi sono in vacanza e questa casa è vuota come il mondo delle Lands Between, completamente vuota, ci sono solo probabilmente qualche arteria Leaf nascosta dentro l'armadio o da qualche parte. Ho deciso di fare una cosa. Domani pomeriggio, io e il buon silenzio, dopo pranzo, cominciamo insieme Shadow of the Erdtree. E cercheremo di finirlo fino a sera, insomma, ci prendiamo una pizza e portiamo avanti il DLC fino a boh, fino a late night, come ai vecchi tempi, diciamo. Quindi vedete di non mancare, perché domani saremo brutalmente onesti nel criticare il DLC di Elden Ring. È proprio lontano. Non credevo fosse così lontano. Ah, scusa, c'è una ferrovia enorme! Ma cosa sto facendo? Andiamo a Ester. Cerchiamo il leone. Troviamo il leone. Ma non è detto che quando troveremo il leone tutto sarà risolto. Certo che io sono davvero cambiato. Per stare ancora più sul cazzo a tutti, insulteremo Shadow of the Erdtree. Proclameremo la verità. Cosa staranno facendo tutti quanti? Staranno ridendo di me? O saranno arrabbiati? Che ne pensi? Mi preoccupo troppo di cosa la gente pensa di me. Odio questa parte di me. Per questo non voglio far conoscere troppo di me agli altri. Voglio nascondere la parte che odio di me stesso. Squall è un tipo freddo e non si sa mai cosa pensa. Mi sento al sicuro quando la gente pensa questo di me. Questo però è un segreto, ok? Allora, sapete tutti come la pensiamo io e Silenzio su Elden Ring. Lo sapete già, non è un segreto. Ma prometto solennemente di di non partire insultando subito il DLC. Insulterò il DLC solo quando vedremo le glaring issues. Ok? Quando vedremo i problemi veri e propri, allora li insulteremo a cane, se lo merita. Perché io non ho visto niente del DLC. O meglio, ho visto pochissimo, ho cercato di tenermi lontano da qualsiasi informazione e mi sono beccato qualche spoiler, ma vabbè.
Non troppi, non so come va a finire. Questo già è qualcosa. Quindi ci faremo delle grasse risate per quanto riguarda la storia, sicuramente. E tante altre cose. Però voglio cercare di essere il più onesto e il più diretto possibile. Quindi vedremo come va. Se c'è da insultare, insultiamo. Se c'è da complimentare, complimentiamo. Lo sapete, noi non spariamo a zero a caso. Ok? Quindi noi, il nostro obiettivo è quello di dire le cose come stanno. Quindi commenteremo di fronte ai fatti, ok? Cercherò di cominciare il DLC completamente senza pregiudizi, o meglio, senza farmi influenzare da quello che ho sentito, da quello che ho visto, da quello che ho letto. Quindi cominceremo il DLC solo con le idee che ci siamo portati dietro dal gioco base. Rinoa. Ma quello non fa parte del DLC, quello fa parte del gioco base. Squall, sei in ritardo. La principessa dorme ancora? Forse con il bacio del principe si sveglierà. Siete venuti qui per dirmi solo questo? Vai a destra, vero? Veniamo anche noi. Noi siamo la scorta di Edea. Tan tan. Fa parte del percorso, è vero. Andiamo, scuola. Andiamo a estare anche noi. Saremo la scorta di Edea. Appena sei pronto, partiamo. Cosa faremo ad estare? Incontreremo il dottor Odin. Il dottor Odin, ve lo ricordate, no? Non mi ricordo chi è. È Odin Brand, è molto famoso. È il numero uno degli studiosi dell'occulto. Ah, ho capito. Perché vuoi vedere questo dottore? La strega Artemisia è viva e in qualsiasi momento potrebbe controllare il mio corpo. Se succedesse, diventerei nuovamente un essere malvagio che semina il terrore. Voglio solo cercare di proteggere me stessa. Se è possibile, vorrei anche liberarmi del mio potere di strega. Il dottor Odine dovrebbe saper come fare. Forse lui riuscirà a liberarmi da Artemisia. D'accordo, andiamo tutti ad Estar. Sì, noi ci scherziamo sopra e nel dirlo ci infervoriamo un sacco. Questa è una cosa che voglio che sia chiara, lo dico sempre e non smetterò mai di dirlo. Sembra che noi veramente odiamo con tutta la nostra essenza la From Software, Elden Ring e così via. In realtà siamo dei pignoloni verso di loro. Perché ci sta a cuore quello che fanno, perché ci piacciono i giochi che fanno e vorremmo vederli migliorare. Vorremmo vederli tirar fuori giochi nuovi, giochi belli, giochi fantastici, giochi che ti restano nel cuore come ci sono rimasti quelli passati. Noi teniamo un sacco alla situazione videoludica, a diciamo tutto quello che riguarda i videogiochi, altrimenti non saremmo qui a giocare a un gioco vecchio di quasi 30 anni, come lettera d'amore per i giochi di una volta. A noi ci piacciono i giochi, ci piace la scena videoludica e l'abbiamo a cuore, quindi il nostro interesse non è quello di criticare tanto per criticare, ma è far capire alla gente quelli che sono gli errori e le cazzate
che le case produttrici fanno nel 2024. Noi abbiamo criticato alla morte Elden Ring, lo facciamo tutte le volte che ci vediamo io e Silenzio, finiamo sempre a criticare Elden Ring, ma non lo facciamo perché lo odiamo, perché la From Software deve chiudere baracca e burattini perché sono delle crapre. No. A noi piacciono i lavori di Miyazaki. Hanno del potenziale smisurato, ma ci fa incazzare quando un gioco con del potenziale smisurato come Elden Ring, come anche Sekiro, io torno a battere il chiodo sempre lì, ma come anche Dark Souls 3. Io Dark Souls 3 mi è piaciuto da morire quando l'ho giocato. Poi ho cominciato a pensarci un attimo, ho cominciato a rifletterci e mi sono reso conto che è quello che è. È un bel gioco? Sì, è un gran gioco da Game of the Year? Non lo so. Elden Ring sicuramente non era un gioco da Game of the Year. O meglio, lo era perché non c'era nient'altro di interessante, o quasi. Però, allo stesso tempo, su Elden Ring hanno fatto delle cazzate cosmiche. Perché bastava pochissimo per renderlo un gioco veramente, veramente fico. Un capolavoro da 11 su 10, bastava pochissimo. E invece ci siamo ritrovati con le stesse cazzate che si portano dietro da anni, che smettiamo di dire che sono un trademark perché non sono un trademark, sono delle cazzate. La telecamera, il gameplay che è sempre uguale. Non venitemi a dire che aggiungendo il salto il gameplay è completamente cambiato. Non è cambiato per un cazzo! È questo che a noi ci fa incazzare. Perché sì, adesso ho il salto e l'attacco in salto. Sti cazzi dell'attacco in salto. Ho una meccanica sola in più. Non ti stravolge il sistema di gioco. Perché per il 90%, tolto l'attacco in salto, tolto il cavallo, è come giocare a Dark Souls 3. Uguale. Solo che c'è la postura. Che poi anche lì la postura vagamente era presente anche su Dark Souls 3. È questo che voglio dire. Noi non ci incazziamo, non critichiamo perché ci fa schifo. Noi critichiamo perché ci sta sulle palle il potenziale sprecato. E adesso parliamo di Elden Ring, ma potremmo parlare anche di altri giochi. La serie di Mass Effect ci sta a cuore, a me, a Silenzio, da morire. Mass Effect Andromeda è un gioco che io ho adorato quando l'ho giocato, ma riconosco che non è un gran gioco, perché so i problemi che ha. Mass Effect 3, giocone, ma ha un finale di merda, come Mass Effect Andromeda. E anche lì la BioWare ha fatto due volte la stessa cazzata. Finale super gasatissimo che poi si conclude con una scena del cazzo. E anche questa non la facciamo scontare alla BioWare. Perché non se lo merita. Il gioco è fico, sì. Ma le cazzate non si fanno. Le cazzate non passano il quality check dell'ordine di Chromatic Scale. Cazzo. E detta questa andiamo avanti. Sono tornati. Erano andati a dare un'occhiata. Squall, tutto bene? Rinoa sta ancora dormendo? È così carina quando dorme. Lasciamo perdere. Invece sapete come andare a Esther? Altro che vigor check. Ah, stai arrossendo. Seffi non farà arrabbiare Squall. E stare su questo continente. Ho sentito dire che è un paese molto grande. Dicono che per quanto lo si cerchi, sia impossibile trovarlo. Abbiamo cercato a nord e a sud, ma non abbiamo trovato niente. Quindi adesso cerchiamo a est. Ragazzi, dovete andare ad Estar. Non dovete andare a Nordstar o a Sudstar. Dovete andare a Estar. Però
Possiamo giocare con idea. Tu 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 tu. E ci portiamo dietro Irvine. Cambio Junction. Chi aveva chi? Sì. Dovrebbe essere giusto. Vediamo, lo scopriremo solo vivendo. Abilità. Bonus magia. No, 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 no. Cambio, non posso cambiare più la squadra. Fuck. Ok, allora cambiamo junction. No. Restiamo così. Cambiamo un'abilità. Non abbiamo altre abilità, quindi vabbè, possiamo mettere a rivelazione. Ma no, te c'è un bonus magia, ma chi cazzo se ne frega. E ne ragion per cui, magie, ci curiamo tutti quanti. Però dobbiamo fare un junction di forza 103. È a posto, ok, magie, fiora, a posto. Andiamo. Le emote di questo coso del DLC. Ah, siamo a Estar. E c'è un big big canyon. Che mostre ci saranno qui a Estar? Basta, gatti! Ah, vabbè, mesmerize. Guarda che bella che... L'idea che attacca a distanza col raggio... Con la super magia. Io credo di averne visto forse due. Forse. Verdetto divino! Vai, Alexander! Allora, io ho visto uno spoiler di un boss che spero con tutto me stesso non sia il boss finale. Spero con tutto me stesso non sia il boss finale. Perché rimarrei molto deluso. Io la città non la vedo. Non credevo ci volesse così tanto. Niente paura, ti difendiamo noi, qualsiasi sia il nemico. Grazie, Zell. Ma non vi ho chiamati per difendermi. Guardate l'orizzonte, ragazzi. Guardate l'orizzonte. Quindi sarà il boss finale sicuro, perché ovviamente Miss si fa sgamare subito. Se ho il controllo di me stesso va bene, ma se Artemisia entrerà dentro di me, capite? In quel caso vi prego di aiutarmi.
Guardate l'orizzonte. Che cos'è quel coso? Ehi, che discorsi seri! Non andiamo mica a uccidere qualcuno, viaggiamo per la felicità di tutti. Forza ragazzi, che vi succede? È vero, se si dice qualcosa di brutto, poi s'avvera. Sarà una superstizione, ma io ci credo. Cambiamo discorso. Ah, posso cambiare? Din di 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 di. Selfie? Cambio Junction, Edea Selfie, sì, Edea Irvine, sì. Junction, Edea, Automagie. Junction, Selfie, Automagie. Così vediamo anche l'arma nuova di Selfie. Che posto? Guardate l'orizzonte, che sta succedendo? Glitcha tutto! Ah! Sì, stanno facendo gli zoomies. No, no, due mani! Due mani! Ottomila danni! Secondo me mi ha lanciato in merda, poi mi direte voi domani. Ah! Oh no! Un boss scheletrico cerca di attaccarci! E cosa facciamo? Un non morto! Per distruggerlo! Magie e oggetti di recupero! Grazie, Selfie! Meno male che me l'hai detto! E allora castiamo Cerberus! No, no, la facciamo più zozza, silenzio. Ah, vabbè. Contratto satanico, che c'era scritto? Ecco Cerberus, per la prima volta sui nostri schermi. Triple! Triple! Tripla energia sul nemico! Bam! 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 Ma che danni va! Bam! 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 Ah, muoio! Niente,
Io ho 70 vitalità, ma serve a poco. Perfetto. Gabriella 50 vitalità. Dieci gemme flare. Yes, 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 yes. Un bel forza più 40%, non mi dispiacerebbe però. Però mo finiamo J elemento 2. J velocità. J element attack. Nah, nozioni mediche ce l'abbiamo già tutti. Tomberry. Via per l'energia. Rincaro. Chiama negozio. Sì, non ci pensiamo più. Leviathan. Carbuncle. Ah, c'è tempo di prendere tutto. Diablos. Oh, finiamo di prendere incontri zero. Ma non si sa mai. Brothers. HP più 80%. Non si... No, silenzio, no, ti fermi a prendere il tè. Non la birra non si può bere, il tè. Noi iniziamo, penso, verso le 3, volevo iniziare verso le 2, le 3. Molto probabile. Ma sto cazzo adesso. Aspetta un attimo. No, bonus magia, sì. Quindi. Vorrei capire come andare a prendere quella stramaledettissima fonte energetica lì, ma boh. Allora, io una delle cose che mi sono beccato come spoiler del DLC sono le Light Great Swords. Che è sta cosa? Ah? C'è qualcosa? Un buco nel cielo? Ora possiamo passare, forza, muoviamoci. No, aspetta un attimo. Ma ok. Allora, ho visto le Light Great Sword. Cioè, ho visto il moveset di una. E visto che è una classe di armi che hanno aggiunto con il DLC. E devo dire, cazzo, il moveset delle Light Greatsword è fichissimo. Mi sono piaciute veramente tanto. Oh, ragazzi, siamo a Estar, eh? Per esempio, il moveset delle Light Greatsword mi è piaciuto molto più di quello delle Big Katanas. Sono piaciute anche alla Capcom le Katanas, sì. Chissà come mai. Dove si starà dirigendo? Non capisco. Non capisco dove sono e dove sto andando. Non so se così potrò raggiungere Esther, ma non mi importa. Non possiamo tirarci indietro. Yes.
Pronti? Si è fermato? Guardate la città del futuro! Credo si sia fermato. E ora? Arrivati fin qua non mi stupisce più niente. Che altro potrebbe mai succedere? Signore e signori, la città di Esther. Cosa starà succedendo? È incredibile! Bam! Questo ascensore non è pericoloso per niente, no? Sai, sinceramente, con una tecnologia simile già sapranno che siamo qua. È probabile che ci attacchino, stiamo in allerta. Ah! Non ora. Ehi, voi due, quello magro e quello grosso, venite a lavorare nel Lunatic Pandora. Tu rimani ad aiutarci qui, voi altri tornate al lavoro. Oh, caspita, sta parte è un po' complessa, fa vedere, aspetta. Era un altro momento esplodi cervello, assolutamente. Non perdere tempo, lavora! Non perdere tempo, lavora! Non perdere tempo, lavora, 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 lavora! Ok, scusa. Ho fame. Smettila di parlare. Non ti lamentare. Quando ero giovane io lavoravo dalla mattina alla sera senza riposare. Stanno lavorando World of Heroes? Quante volte te lo devo dire che non devi parlare? Ah, finalmente si mangia. Tu continua a lavorare così impari a parlare. Tu e la bestia non mangerete fino a quando non avrete terminato il lavoro. Ehi, aspetta. Che significa terminare? A me mancano ancora 2-3 ore per finire. E lui ne ha ancora per un paio di giorni. Vorrà dire che per 2 giorni niente cibo. Se volete mangiare, finite prima. Ehi tu, vieni qui. Quello grosso è difficile da tenere sotto controllo. Ward, non fate stupidaggini mentre non ci sono. La telecamera vi riprende. Tutto bene? Ma no, stai barcollando. Ti hanno dato da mangiare? Hai la febbre? Non hai paura di lavorare così in alto? Peco, peco. Cos'è? Hai fame?
Ah, che buffo. Peco peco significa grazie. Sei l'unico che si preoccupa della salute di quello. I Mumba sono esseri che mangiano e dormono la metà di noi umani. Per loro è normale svolgere dei lavori così duri. È dura, eh. Dai, fatti forza. Se un giorno usciremo da qui, ti porto a casa mia e ti faccio mangiare e dormire quanto vuoi, ok? Peco peco. Esperimento, esperimento, allora questa prova fallito. Il dottor Odin ha ricominciato con gli esperimenti in laboratorio. Oddio, ma quanto è forte il dottor Odin. Il dottor Odin si è dimenticato che siamo qua. Sono tutti uguali questi scienziati, pensano solo alla loro ricerca. Wow, che c'è? Ti mancano gli attrezzi? Aspetta qui, te li vado a prendere io. Stavano qui. Ehi, tu lì! Tu, vicino all'ascensore, chiama la sentinella del laboratorio di emergenza! Ricevuto. Un'emergenza? Chissà cosa staranno combinando. Fai presto! Sì, vado subito. Ah, scusa, dimenticavi di darti gli attrezzi. Tieni, prendi. Oh! Scusa, sono davvero uno stupido, scusa davvero. Scusa, non vorrei interromperti, ma... No, come ho potuto? Non potrò mai perdonarmi per quello che ho fatto. Ah! Ah! Non ti spaventare, non è mica un fantasma. I Mumba sono abituati a fare lavori pericolosi. Sono forti ed è difficile che si facciano male. Me lo potevi dire prima? Sei un bravo ragazzo, cosa rara di questi tempi. Sei proprio quello che serve per il nostro piano. Piano? Adele domina Esther, ma sono molti quelli che si oppongono alla sua politica. Un giorno riuniremo tutte le forze di opposizione e sconfiggeremo Adele. Ma è molto difficile, non è un essere umano, è una strega molto potente e super buffed, tra l'altro. Non possiamo improvvisare un piano a caso, dobbiamo aspettare il momento giusto. La fazione anti-Adele è composta da tecnici, sarà facile grazie a loro elaborare un piano per eliminarla. Ma ci manca un leader, uno che guida il nostro movimento. Cercavamo qualcuno come te, forte e giusto. Non l'hai ancora avvertito? Cosa stai facendo? Cosa state complottando? Ora basta! E adesso vediamo che Laguna svolgeva il suo lavoro con il mitra in tasca. Laguna ai lavori forzati con il mitra in tasca. Si vede, c'ha le capsule come cosa, come su Dragon Ball. Non ti muovere! Accidenti, non c'è altro da fare. Ah, presto salite, scappiamo! Wow! Kira Sword, proprio al momento migliore. Questo io lo chiamerei il momento peggiore. Chiudete quella bocca e camminate! Dai, non ci possiamo lamentare. Due meglio di uno e quattro meglio di due, no? Dove le vedi quattro persone? Hai le allucinazioni? Dov'è la quarta persona? La vedo! È la mia cara Ellie. Ah, come fai felice tuo zio? Ehi, è il momento giusto! Sai cosa fare, no? Eliminami, rompiscatole e fuggiamo! I Junction sono a posto? Non ne sono sicuro, visto che... Sai com'è. Che cazzo è successo? Ho perso tutti i Junction un'altra volta. Pff,
Almeno non ho perso quelle di... Che dicevamo ieri sera, silenzio, segnateli. Manca un'abilità per tre su questo. Vabbè, ci penso dopo. Quando torniamo di là. Bene, ragazzi, cominciamo! C'è pure un coso, un elastoid. No, non è un elastoid, come si chiama? Aia! Abbiamo rubato due buchi neri. Quel mostro lì è troppo divertente perché casta magie a random. Non casta le magie solo contro di te. Le casta completamente a random. Potrebbe attaccare pure i suoi alleati. Fuggiamo! Ecco il dottor Odin, siete pronti? Le sentinelle non ci sono, questo è il momento giusto. Dunque, lui combatte. Luna ascolta. E porta i buchi nello zaino. Aspettavi me? Wow, peco peco. Scappa, stai attento a non farti prendere questa volta. Peco peco. Un mostro veramente assurdo. Accidenti, gli avevo promesso che se uscivamo avremmo mangiato insieme. Forse è meglio che corra libero fuori da qui. Ah! Tranquillo, anche lui vede la fazione anti Adele. Tutte le informazioni del laboratorio passano nelle mani degli assistenti di Odin. Nuovi membri della resistenza? Piacere di conoscervi. Avete fatto un bel chiasso qui sotto, ma avete scelto... Oh. Avete scelto il momento giusto per lasciare il laboratorio.
Perché? È successo qualcosa al dottore? Adele ha bloccato i fondi per la ricerca? No, il dottor Odino ne ha combinata un'altra. Stavolta ha trovato un nuovo giocattolo. Il nuovo giocattolo è una bambina di nome Leone. È Leone? La conoscete? Se la conosciamo, siamo venuti fin qua per cercare lei. Dov'è? Leone, dov'è ora? Il dottor Odine deve per forza sapere dove si trova ora. Ha cambiato voce nel frattempo. Odine, io torno su. Ma voi ha già dato parecchio fastidio, vi conviene andarvene. Aspetta, ti diamo una mano. Se state cercando il leone, vi servirà qualcuno che vi aiuti. Non ce la farete mai entrare da soli contro Estar e la strega. Fateci collaborare, noi siamo forti. No, scusa, non siamo forti, ma vi daremo tutte le informazioni necessarie. È vero, le informazioni, non sappiamo nulla su Esther. Non voglio più essere catturato nel bel mezzo della città come l'altra volta. Ward la pensa come me, vero? Ok, ho capito. Accettiamo il vostro aiuto. In cambio però... permetteteci di collaborare alla fazione anti-Ezechiele. Adele... Possibile che non capisci mai quando si parla? Non vedi che anche Ward si sta vergognando per te? Ah, ho capito, lo so cosa pensate, ma è così importante sbagliare un nome? Io ci metto passione, questa è la cosa più importante. Bravo, ben detto, sembri un po' strano, ma sembri in gamba. Come dicevo prima, vorrei che ti unissi a noi. Affare fatto, trovate il leone, ci penserò io a sistemarvi Adele. Aspettatemi qui, vado a parlare con il dottor Odine e torno. L'ho fatto di nuovo. Perché ho il vizio di rispondere così alla leggera? Esatto, Ward. Comunque finora qualcosa si è mosso. Speriamo che continui tutto così. Ade? No? Ci piace Ade? Che cacciarone che è Laguna, la fazione anti-Ezechiele. Ma dove è andato? Ehi, armi mese numero uno. Lionheart! Il modello più potente di Gunblade, arma costruita da spada e fucile, è Lionheart. È uno strumento ad alta precisione, per questo permutabile solo con oggetti preziosi. Un altro biocristallo e possiamo fare questa. Questo mese presentiamo Shooting Star, un'arma da tiro strepitosa dalla forma di ali d'angelo. Contrariamente all'aspetto celestiale, si tratta di una condanna infernale per il nemico. Fra i fucili più potenti menzioniamo Exeter, un'arma molto semplice, ma in realtà estremamente costosa perché è forgiata con metalli rari. Il potente nunciaco Strange Vision ha la fama di garantire chi lo usa di mettere a segno ogni colpo, tuttavia è noto per essere un'arma difficilmente reperibile. Dottor Odine, dov'è il leone? Siete tornati indietro? O siete coraggiosi o pazzi? Un'inventa! Un cannone laser? Oh no. Mm.
Adesso ci facciamo una risata, ragazzi. Pronti? Vediamo il limit break di Laguna, che è bellissimo. Desperado. Adesso gli lancia la bomba. Aia! Boom! È bellissimo. Cosa dici? Non conosco nessun leone. No, detto bugia, e leone zi conosco. Davvero action hero dei film. Ti ho chiesto dove è il leone. Tutti dentro l'ascensore. Scazzottata nell'ascensore. Dove è il leone? Che poi è Odin, che cazzo c'ha intorno al collo? Quel parasole, quell'ombrellone. Fermo! Dimmi dov'è, dottore. Guarda, l'ha acchiappato, lo tiene fermo. È nel Odi Lab. Il leone si trova lì. Vuol dire laboratorio di Odin. Per arrivarci vai di qua, di là e poi giri di là, capito? Non ho capito niente. Kiros, tu hai capito, vero? Mi raggiungo più tardi, buona fortuna. Attenzione, mi raccomando. Miau. È qui il posto giusto? Questo posto è molto strano. È il tipo di prima? Penso che ci starà cercando. È saltato giù dalla macchina a metà strada. Andavo troppo veloce forse. Speriamo che stia bene. Ragazzi, abbiamo visite. Oh, 666. Non si apre. Urrum. Ma cosa? Quante cose strane qui. Guarda il divano volante. Spada boomerang! Oh, ma è matto! Hai visto quanti pugni? Che scarica dei pugni? Ecco qua, Ade! Ah, giusto, ma sei silenziato, merdone!
Er, fai attenzione, ok? È il leone! È il leone! È il leone! No, forse non mi sente. Dobbiamo liberarla. Pigia tutto. Cosa farebbe Selfie in questo momento? Ah. Vada lei, presto. È il leone. Zio Laguna, sono venuto a salvarti. Scusa del ritardo. Super Fils. È tornato il leone. Anche a scuola è tornato. Arriva qualcuno. Questo è spawnato seduto. La strega idea? Sono io, sono qui per vedere il dottor Odine. Prima vorremmo sapere qualcosa da lei. Va bene. Voglio vedere il leone. Dov'è il leone? È il leone? Squall, stai calmo, lascia fare me. Salite. Wow, è bellissima. È proprio bella Esther, eh? Fra un po' arriveremo alla residenza presidenziale. Chissà se c'è anche il dottor Odine. Ehi, ehi, ma dentro ci sono tutte stanze. Questa è la ragione per cui sono qui. Vorrei che grazie alla vostra tecnica il dottore mi liberasse del controllo della strega di Artemisia. Della strega Artemisia. Poi è gigantesca. È cosa facile! Sei la persona più giapponese del mondo con l'accento tedesco. Basta isolare energia di strega. Il dottor Odine può fare sicuramente. Mi fido di lei, dottore. Tu vuoi incontrare il leone? Sì, dove si trova? Io e Reno dobbiamo assolutamente vederla. Non potete rifiutare, sono disposto a tutto per incontrarla. Vuoi obbligarmi con forza? Non mi interessa niente, fammi incontrare il leone. Fa come ti ha detto, ti do il permesso. Eseguo subito. Ma c'è una condizione, devi lasciarmi esaminare questa ragazza. Abbiamo bisogno di un po' di tempo per organizzarci e farti incontrare il leone. Fino a quel momento la lascerai con noi, questa è la nostra condizione. Accetta l'offerta, Squall. Vi consiglio di non farle niente di male. Non ve faccio pezzettini tutte quante. Dai un'occhiata alla città intanto, noi dovremmo... Noi dovremmo terminare presto, quando voi dirigiti a Luna Gate, a est della città. Sono passati 17 anni da quando ci siamo liberati dalla strega. La gente ora vive in armonia con la tecnologia. Spero ti piaccia questa città. Molto strano. Allora, questo è quello che succede. E adesso andiamo a Zonzo. Porteremo la ragazza là, tranquillizzati, ci vediamo al Lunar Gate. C'era una cosa, c'era una fonte energetica qui.
No, mi ci hanno fatto gli occhi. Du 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 du. Divieto d'accesso. Carte. Non mi ricordo. Prima trovo un punto di salvataggio, poi giochiamo a carte. Vai, divano volante. Brrr. Guarda che roba. Guarda che roba. Ma come si fa? Ma guarda che spettacolo, cazzo. Blizzard. Non mi ricordo un cazzo. Nesto posto. Via centro commerciale, via Skyway, via centro commerciale. Andiamo a fare compere, prima di tutto. Che ci facevano quei due fuori dalla strada? Scendi. Vuoi fare acquisti? Sì. Elenco dei negozi. Rin rin, tutto per il nostro cucciolo. Saldi d'occasione. Che c'ha? Il cane 5 e il cane 6. Anello di titanio. Insegna HP 40%. Forza più 40. Bracciale di Aya. Corona di Yupu. Bracciale di Aya ci serve. Mi sa che uno ne abbiamo, però, infatti. Per l'arma, ma ce l'abbiamo, quindi sti gran gatti. Da Cloud. Oggetti vari. Pronti, via. Grazie, una gran pozione. Saldi d'occasione. No, non voglio parlare con questo. Da Cloud, saldi d'occasione. Il negozio di Johnny, oggetti vari. Il negozio è già chiuso, tornate domani. No, ti ho detto che io domani non ci sono. Mamma mia, ti ho detto che domani non ci sono. Apri sta porta. No, ha funzionato. Da Don Juan, Junction Shop. Vediamo che c'è. Ah, non possiamo prenderlo. Mancano 4 zanne di grifone e una davanti. Per questo, una davanti. Per questo, una pietra lunare e due schegge stella. Quattro biocristalli. Almeno un altro biocristallo.
Tre schegge stelle e una adamantio. Il negozio di Karen. Saldi d'occasione. Ah, questo ci manca, lo compriamo per sfizio. La guerra 1. No, questi non li abbiamo trovati per niente. L'occulto 1, l'occulto 2. Tocca farmare, sì. Il negozio di Cheryl. Il negozio è chiuso, tornate domani, col cazzo. Butto giù la porta. Apri, Cheryl. Cheryl, t'ho detto apri. Cheryl, domani non ci sono. Ho bisogno di adesso del tuo negozio. Cheryl. Cheryl, non farmi incazzare. Cheryl. 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 Apri. Cheryl? Va bene. Se Cheryl non vorrà aprire, io vado in pausa. Ciao, ci vediamo fra pochissimo. Non ve ne andate. Devo avvicinare il ventilatore, sto morendo di caldo. We'll be right back.
Goodbye. Vuoi fare a questi? Sì. Cheryl. Cheryl. Va bene. Cheryl non ci vuole aprire il negozio. Ok. E allora ce ne andiamo. Ragazzi, dobbiamo fare un sacco di cose sul disco 3. Ma proprio tante. Però è proprio una bella città. Ehi, siamo fuori. Oh cazzo, non me li ricordavo i mostri sulle strade. Oh, vabbè, sei tu. Oh, non ho rifatto i junction. Chi è che c'ha abilità per 3? Davros, Carbuncle e Brothers? No. Cerberus. Ok, quindi Diablos. Diablos, Carbuncle e Cerberus. Bram, tutti a casa. Diablos, Carbuncle.
però c'è qualcuno sbagliato qui. C'è un GF sbagliato qui. Ma non ricordo chi. Chi è che dà resistenza a... Pandemon, velocità, destrezza. Forza, mi serve uno che fa da Junction Forza. Chi è che da Junction Forza? Pandemon. Ok, ci siamo. Mi sa di sì. No, Rino non c'è. Smetti di mettere Sancta e tieni Novox. Du du du, dov'è l'uscita della città? Di qua forse? Velocizziamo. Ah, blu 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 blu. Vont, sei tu. Ecco, a posto. Posso cambiare squadra? Posso... Ah no. Continuo a non poter togliere Squall dalla squadra. Ah, blu 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 blu. Ah. Che stile. Ma ci sarà qualche nemico che non sia Mesmerize? Oh, Squall è livello 70, ragazzi. Che nemici di merda. Magnesti 7000 danni, bastardo. Ehi, soldi. Ah.
Parapaparapaparapa, tre addirittura? Oh, Bad Malo sta giocando Elden Ring. Messaggero della notte. Quarta run di tutto il gioco o del DLC? No, non gli ho fatto niente. Ci penserà Ifrit. Oh, ma facciamo qualcos'altro? Intanto hai detto che ti sei arresa, che non vuoi vederlo più il DLC perché il boss finale è troppo cattivo. Oh, due anelli vitali. Cerberus ha preso contrattacco. Cerberus. Come si chiama? Carbuncle? Eh sì. Autoreflex. Ci interessa Autoreflex? Sarebbe fico, però poi non mi posso curare. Sono curioso di vedere che altro c'è dopo Autoreflex. Tra l'altro coglierò l'occasione. Oh, ci vuole assalto, silenzio. Abbiamo anche incontri zero, eh. Cazzo il Molboro. Ah, sentenza, silenzio, caos, tutto. Game over. 9.999. Se Squall riesce a farlo fuori, abbiamo vinto. È morto. Thank you.
Allora, i Malboro ci servono. Il problema è che... Zantetskan... I Malboro ci servono perché ci serve un sacco di... Di cose. Come si chiamano? Di tentacoli di Malboro. Fare una cosa. Firaga ce l'abbiamo. Ovviamente ce l'abbiamo. 39. Abilità. Agile fuoco. Fatto. Junction. Magie. Firaga. Almeno boss fight a caso all'entrata. What? Che sega ste bestie. Dov'è Tears Point? My name! Siamo Masataka Oniwa! Formatore Ghost. Ah, che sega. Allora, nel prossimo punto avremo a disposizione Zell, Quistis e Irvine. No, Quistis. Zell, Serfi e Irvine. E userò loro tre, oltre che per livellarli, ma anche per cercare di farmare un po' di oggetti da sti cose. Sense Between. Dove cazzo è Tears Point? Oh cazzo. Olle! Perfetto. Adesso però mi deve droppare i cosi. Mi deve droppare i tentacoli. Se no non ho fatto niente. Otto.
Tears Point dove cazzo sarà? Ragazzi, siamo quasi in possesso di Doom Train. Se mi lasciassero giocare. Quella è la base lunare, credo. Che palle, ma quante ce ne sono di ste bestie in giro? Cioè, sto sterminando la popolazione mondiale di Mesmerize. Oh, gli sta sul cazzo idea sti Mesmerize. Polvere di diamante. Brava selfie. Oh. Raids. Che cosa ci facciamo a Tears Point? Questa è un'ottima domanda.
Quanto è bello sto posto, mannaggia la miseria, ragazzi. Cioè, anche Tears Point, dico, è spettacolare. Guarda che spettacolo che è. Impossibile richiamare il GF. Cometa siderale. E Angelo cerca tutto. È buffo come tu usi la parola super evocativo, silenzio. Soprattutto contando quello che succede. Ma senti quel dlindling dlindling quando c'è Edea. Che... Dlindling dlindling. Ho tolto incontri zero. No, non mi aspettavo che, no? Oh no, ora lo curo. No. Alla terza ipnosi è riuscito a far addormentare... Non è riuscito a far addormentare Squall. Soldi. Ehi, Carbuncle ha preso J-Vell. Much better though. Ah no, l'ho evocato anche prima. Non l'hai visto? È Cerberus che ha preso J-Vell, vero? Eh sì.
Jace Diff, velocità più 20%. Contro Abaddon. L'ho usato Cerberus per poter far castarmi triple sui personaggi e fare triple energia contro di lui. Che miseria, ho lasciato la super velocità quando quella cazzo in momenti mi manda. A momenti mi fa venire una crisi epilettica. C'era il presto cazzo di negozio. Oh no, devo andare da Don Juan. Mi manca un biocristallo. Siamo molto vicini ad ottenere i biocristalli. Il problema è che bisogna andare avanti con la storia. O giocare a carte a bestia. Occhio agli attacchi epilettici. Esattamente. Ragazzi, quelle otto antenne di Marlboro in un colpo solo sono state veramente la fine del mondo. Perché non ho energia al massimo?
Odino, uno di noi. Sempre il momento giusto. Quindi Gigi Daga bestia oppure no? Quake. Eiffel, Gigi. Vabbè dai, allora non è musica anni 90 brutta, dai, se c'è Gigi Dag, ci sono gli Eiffel 65 e compagnia bella. Giorgio Vanni. I classiconi. E non c'è un save point in tutta Estar. Sono molto perplesso. Ma guarda che spettacolo sto posto che è. Con le regole che in questa zona non usiamo. Zocchiamo mescolando le regole di centra a queste. Vuoi giocare a carte? No. Con acid? No. Con acid regole? Non misco più un cazzo. Elementale diff, meglio di così. Ma quanto so tonto. Ho vinto. Vuoi giocare a carte? Eccola la carta di Word. E Boeing. Oh, perché hai messo lì quel Titan, bastardo che non sei altro? Merda. E tanto vinco io. Ciao vecchiaccio, ci vediamo.
Questa è la fermata della Skyway? No. Ah, questa è l'entrata della città. Come è l'entrata della città? Are we out of our fucking mind? Questa è la highway, però. Che strano. Non è per cattiveria, ragazzi, ma non ci vuole una settimana ad andare alla base lunare. Stracazzo, ma è possibile che lo sono sempre dalla parte sbagliata della città? Ma questa non è la... Wow! Ma dove è andata? Dove va? Wow! Da quando non c'è più la rupe che stava qui, questo posto è diventato più triste. La rupe? Ade. Wow! Quando il soggetto della ricerca si sposta, chi lo studia si sposta con esso. Vorrei solo farvi notare quello che è stato detto. Ragazzi, siete pronti per una scampagnata sulla luna? Benvenuti al Lunar Gate, il personale vi aspetta dentro. Prossimo safe point, ci salutiamo comunque. Li stavamo aspettando, prego, accomodatevi. Niente di che, siamo appena arrivati al Lunar Gate. Wow! Ehi, fermo, Angelo! Non ti preoccupare, ci penso io, Reno. Ci seguiamo. Siete voi che partite, vero? Sì. Bene, venite qui allora. Abbiamo dato per scontato che partiamo per la luna. Però sì, stiamo per partire per la luna. È molto distante, ma ci vorrà pochissimo. Il tempo di una dormita. Dove andiamo? Adesso vi spiego. Per prima cosa entrate nella capsula da questo tubo, passerete in una fase di sonno freddo. Finita questa fase, le capsule verranno caricate nel sistema di lancio e verranno mandate in orbita. Ci vorrà pochissimo, di là lo staff vi sta già aspettando.
Certamente una percentuale di rischio c'è. Cosa decidete di fare? Andiamo. Mi fido di lei. Bene, devi decidere chi verrà con te. L'altra ragazza è già nella capsula e verrà con te. Devi scegliere un'altra persona. Nel frattempo cercate di contenere i miei poteri. È pericoloso lasciare la madre da sola. Ci penso io, la difenderò io. Lascio fare a lui. Zell, allora pensaci tu. Yahoo! Sta tranquillo, la difenderò io. Vai ora, non preoccuparti. La madre non è una strega. Non te lo dimenticare. Vediamo, chi altro viene con me? Ne porto Quistis. Così mi restano Zelly, Irvine e Selfie per poter livellare bestia fino alla prossima live. Sei la tua squadra? Sì. Bene, entrate lì dentro. Non voglio livellare bestia, ma voglio tirarli un po' più su. Così magari riusciamo ad arrivare a fine gioco con dei livelli congrui. Siete pronti? Capsule tutte caricate, condizioni interne regolari. Catapulta di lancio regolari, sistema adiacente regolare. Correzione margine lancio più 2, correzione orbita meno 1, correzione completata. Lancio! Ricevuto! 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 Pronti? Sto revolver gigante ci sparano su. Pum! Speriamo che vada tutto bene. Vedrai, tutto ok. Andrà bene. Ne sono convinta. Andiamo? Fucile Gauss spara gente, esatto. Ehi, dove scappi? Ehi, ehi, aspetta. Oi, oi. Usciamo fuori. Siete pronti? Per le cose veramente grosse? Dan, dan, dan. Che diavolo, è enorme! Ehi, non c'è Star City di là? Il dottor Odini potrà essere nei guai. Intanto andiamo a Star City. Se incontriamo il dottor Odin, forse potremmo capirci qualcosa. Uno venga con me e uno aspetti qui. Ah, non posso togliere idea, perfetto. Prendiamo la macchina? No, è trasparente. Ok. Ci salutiamo, ragazzi. Allora, come sempre io vi ringrazio, siete fantastici ed è sempre un piacere avervi qui con me. Vi do appuntamento a domani pomeriggio. Se tutto va bene per le 3, dove io e Silenzio giocheremo a Shadow of the Earth 3 per la prima volta e commenteremo in maniera onesta
questo cazzo di DLC. Ci vediamo domani. Grazie ancora e fino ad allora, as always, buona fortuna. Repeating right over how instincts are misleading.